Senatore Zavoli, un'unica domanda ed è sul tema dell'incontro di oggi pomeriggio, il tema del dolore, quasi in parallelo al tema della letizia, che è il tema di questo Festival 2014. Ecco, un suo, come dire, una sua sensazione, una sua sensibilità su questo tipo di parallelo tra questi due termini che sembrano così apparentemente distanti, lontani. Ma sai, questi frati non a caso sono francescani e quindi sono paradossali. Parlare di dolore in un momento come questo, che l'umanità è riempita di dolore, eccetera, sembra quasi una provocazione più che un lenimento. In realtà io credo che si debba essere cauti nel ridurre la questione del dolore soltanto alle grandi privazioni, alle mortificazioni, proprio ai delitti consumati sul corpo. Io penso che ci siano dei dolori persino più profondi, che riguardano l'interiorità, che riguardano la relazione col resto del mondo, che riguardano le delusioni umane, che riguardano l'incompiutezza, la fragilità, l'approssimazione che si è realizzata al posto della sicurezza, della continuità, della coerenza. È un momento di snodo dolorosissimo, io credo. Lo dico perché l'ho provato. Oggi in questa città così profana, devoluta tutto al criterio dell'utile, del pratico, del conveniente, che riassume tutta la sua vita in una parola, la stagione, che equivale in genere a luglio e all'agosto, i due mesi che producono la ricchezza di Rimini, di cui la città vive un anno intero. Di fronte al Duomo, altra contraddizione, perché insomma, queste persone qui in una giornata così bella, piena di sole, sarebbero stati tutte al mare. Invece sono tutti qui, davanti al Tempio Malatestiano, in un atteggiamento di ripensamento di qualcosa. Io non sono psicologo e né mi permetterei mai di andare a mettere le mani in cose così segrete, eccetera. Però si è toccata con mano questa tentazione, non di disperare, come io mi sono raccomandato che non accadesse, ma al contrario di rimeditare un poco la propria vita e di abituarsi all'idea che qualcosa nella nostra vita deve essere cambiato se succedono le cose che succedono, che è la storia che si ripete tal quale, cambiati naturalmente i dati meramente pratici, storici appunto, ma tutto ciò che deforma la vita dell'umanità è già successo, e quello che sta succedendo adesso è un tentativo, l'ennesimo, di rivoluzionare proprio il rapporto con Dio, il rapporto con lo scopo della nostra vita, di farsi delle domande. Non c'è bisogno di arrivare a Dostoevskij per sapere che è inaccettabile l'idea che muoiano i bambini. Non importa conoscere Kierkegaard, che dice che il dolore lo si può giudicare soltanto se sei in grado di soffrirne e di giudicarlo. Ma non parlare del dolore altrui, perché non ne sai nulla. Il cardinale Viglio disse, per carità, nelle vostre omelie, si rivolgeva ai preti, non parlate del dolore finché non ne abbiate una conoscenza diretta. Cioè è un momento questo in cui si possono ricondurre non dico una verità nuova, ci mancherebbe altro, ma una consapevolezza diversa. Le grandi questioni dell'essere al mondo e per che cosa? E allora che cosa se non la televisione, la radio, i giornali, questa forza enorme? Si vuole addirittura che stia diventando più importante dell'economia e della finanza. Perché non usarla? Per fare violenza anche a noi stessi, pronti però a certificare anche un pochino la nostra delusione, la ricerca di qualche altra cosa, nella persuasione che l'altro è l'altra metà di te, che siamo creature dimidiate perché da soli siamo dei fantasmi, siamo dei sonnambuli. Insomma, io sto un po' declamando, adesso ho abusato della sua pazienza.